Ma buongiorno ragazzi e bentornati su questo canale con una nuova recensione. È da tanto effettivamente che non facevo una recensione, ma Xiaomi mi ha inviato un sacco di roba e voglio farvela vedere. Come sapete, se avete già visto le recensioni precedenti, sono un fan sfegatato della GoPro. O meglio, adoro qualunque action camera cinese che costa 30 euro e che non vale niente effettivamente. Me ne hanno mandato un sacco di siti e io sistematicamente ho detto: ragazzi, è una zozzeria, compratevi la GoPro. Ma che cosa è cambiato? È cambiato che Xiaomi, o meglio Yi, o meglio boh, non si è capito, mi ha inviato due action camera, la Yi 4K Plus e la Yi Discovery. Si tratta rispettivamente del top di gamma della Yi e della camera più economica in commercio. Ora, quello che non mi è chiaro è perché la 4K Plus sta sul sito mentre la Discovery non esiste. Io non ho ben capito le dinamiche in queste aziende, perché è la Xiaomi che c'ha questo ramo che fa camere, si chiama Yi, però poi ce ne stanno tante, è un po' confuso. Fatto sta che sul sito non c'è tutto quello che magari vedete su Banggood. Vabbè, tra l'altro mi hanno mandato anche il gimbal della Xiaomi, ma voglio farvelo vedere in un video a parte, dove confronto questo gimbal con un altro gimbal di un altro marchio. L'ho provato, è una bomba. Oggi parliamo di alternative alla GoPro, alternative super economiche o alternative da 300 euro che però vale la pena comprare. Bene, queste due che vedete qui sono rispettivamente la 4K Plus, perché c'è anche la 4K non Plus, e la Discovery. Sono praticamente uguali, una ha questa finitura in carbonio, i gruppi ottici sono diversi, la Yi Discovery ha due microfoni posti entrambi qua sopra, mentre questa ce n'ha uno qui e uno di qua. La 4K Plus pesa di più, questa è un po' più plasticosa e più leggera. Cosa c'è nella scatola della 4K Plus? Devo dire che è molto carina la scatola, cioè non è una cinesata. Si apre così e qua c'è la fotocamera. Istruzioni, cose varie, il cavetto di ricarica che è un cavo USB-C. Ma mica lo sapevo che c'era questo dentro, non l'avevo visto, io lo stavo comprando, pensate. È un adattatore jack da 3,5 USB-C, quindi potete collegarci il microfono, che fico, così ci metto proprio il Rode. Cavetto da 3,5 USB-C, c'è USB, USB-C per la ricarica e una batteria, che devo dire, dura. Poi vabbè, istruzioni varie, In questa versione che mi hanno mandato però non c'è il case subacqueo, che mi hanno prontamente inviato. Waterproof fino a 40 metri, all'interno c'è lui più la vitarella e questa basetta con la vite, insomma la vite quella per attaccarla al cavalletto a qualunque stativo. Chiaramente non sono stati così malvagi da fare un attacco diverso da quello della GoPro, quindi tutti gli accessori GoPro vanno bene con questo case. Però voi direte: ah, la GoPro non ha bisogno del case, la GoPro Hero 5 e Hero 6 sono impermeabili. Questa, ahimè, non è impermeabile, questa è una delle pecche della fotocamera. La mettete nel case, che devo dire non è fatto benissimo, nel senso che si smonta. Non so se è normale che sia così. Per evitare di spaccarsi si smonta. Fatto sta che spesso mi rimane in mano. Una cosa veramente scema che non capisco è perché abbiano fatto il guscio totalmente in plexiglass, dato che io poi, se devo utilizzare il touchscreen, non posso e devo aprirlo. Questa è una cosa stupidina, perché vendono anche i case con una membrana che riconosce il touch. Vabbè, devo dire, non l'ho mai usata sott'acqua, non vado al mare, ho risolto così. Lo stesso case va bene per la Discovery. La scatola della Discovery è un pochino più elementare, ecco. Dentro però troviamo sempre le istruzioni e un cavetto per la ricarica USB micro USB. La Discovery, a differenza della Yi 4K, ha lo slot della micro SD direttamente sul fianco, mentre questa qua ce l'ha all'interno del vano batteria. Si mette qua. Accensione di entrambe. Ok, la Yi 4K è più veloce. I colori sono diversi. Andiamo sul tecnico. La Yi 4K Plus è stabilizzata elettronicamente. Ovviamente non su tutti i formati puoi stabilizzare, ad esempio sul 4K con l'UltraView non puoi stabilizzare. C'è appunto un crop. I menu sono abbastanza simili, ma chiaramente quella da 49 euro ha un menu un pochino più primitivo, senza tante funzioni e molto semplificato. Entrambe vengono dichiarate 4K. Ovviamente la 4K Plus punta molto sul 4K e punta molto sul fatto che ha 60
fotogrammi al secondo e 4K, mentre su questa c'è scritto 4K, ma sono 4K a 20 fotogrammi al secondo. Ma che ci fai a 20 fotogrammi al secondo? Fatemela arrivare a 25. Questa, la Discovery, a 1440p raggiunge i 25 fotogrammi al secondo. Quindi uno volendo gira a 1440. Entrambe hanno il wifi. La 4K Plus ha il controllo vocale, un po' come la GoPro. Ehi GoPro, fammi una foto. Ehi GoPro, c'ho sete. Il touchscreen della Discovery è un po' lentino, mentre quello della Y4K mi sembra molto figo. Avevo visto una recensione di Galeazzi in cui faceva vedere che il touch non rispondeva bene. Probabilmente lui ha provato una versione precedente a questa, magari un'anteprima, magari un firmware diverso. Fatto sta che io mi ci trovo bene e funziona. Questa da 49 euro è... insomma, la 4K Plus fa delle gran foto in RAW. Ci mette un po' a scriverle sull'SD, però fa delle gran foto in RAW. La cosa secondo me più importante, la cosa che rende le Xiaomi superiori a qualunque altra camera cinese low cost, è l'applicazione. L'applicazione funziona, l'applicazione è bella, è fatta bene. Potete scegliere tutte le fotocamere, qua c'è la Discovery. Non capisco perché qua ci sia, mentre sul sito proprio non appare. Colleghi la tua action camera con il wifi, ti selezioni tutte le tue cosine e controlli da remoto la tua fotocamera. Ma soprattutto la cosa fantastica, cioè fantastica, non lo so, è che ci puoi fare le live. Ci puoi fare le live su Facebook e su YouTube tramite l'applicazione. Quindi davvero molto molto carina. La Discovery ad esempio non può fare le live, non scatta in RAW, non ha il profilo colore flat. È chiaro che ha delle limitazioni. Questa costa 300 euro, questa ne costa 49. Questa arriva in 4K a 60 fps, questa arriva a 1080 a 60 fps. Chiaramente la Y4K Plus è studiata per un pubblico più esigente, quindi un pubblico che magari lavora con file più professionali. Tra l'altro sul sito Y-Technology è scritto che la 4K Plus gira a 135 megabit al secondo, quindi un bitrate molto molto alto, quindi una grande quantità di informazioni e quindi grandi possibilità di lavorare poi in post-produzione con color correction, con il grading. Quest'altra no. Si parte col test delle due fotocamere Y4K Plus. Questa è la Y4K Plus con il suo audio, mentre quest'altra è la Y-Discovery. Andiamo. Entrambe sono a 1080p, 25 fotogrammi al secondo, non stabilizzate. Quello che ho notato nella 4K Plus, quella da cui vi sto parlando adesso, è che l'audio spesso si satura. Mentre non ho mai verificato la Y-Discovery, che è quella della quale vi sto parlando in questo momento. La Y-Discovery mi sembra che abbia un effetto un pochino più fisheye rispetto all'altra. È meno lineare. In ogni caso, se non avete tantissimi soldi da spendere per un action cam, non mi sembra malaccio la Y-Discovery. Ha delle limitazioni, però ci può stare. La Y4K Plus, quella da cui vi sto parlando adesso, è impostata in flat, mentre la Y-Discovery, quella della quale vi sto parlando adesso, ha i colori naturali. Sono totalmente diversi in realtà, non capisco perché. Però ho visto che con il nuovo aggiornamento si correggono i colori della Discovery. Adesso che ho creato il progetto del video, mi rendo conto che queste clip della Y-Discovery lavorano a 24,90, 24,91 e a 25 fps. E non capisco perché ci sia questo problema. La durata della batteria della 4K Plus è molto alta, arriva anche a 100 minuti, 120 minuti. Dipende poi dal frame rate, dalla risoluzione, dalla temperatura esterna. Però è comunque tanto. Quest'altra non si sa, ma costa 49 euro, ma che ce frega. Bene ragazzi, io spero che questo video possa esservi stato utile, magari per un prossimo vostro acquisto. Vi lascio in descrizione sia il link della Discovery, sia il link della 4K Plus. Le trovate entrambe su Amazon, entrambe distribuite da Yi Italia, entrambe con un ottimo supporto. Che dire, brava Yi, mi hai fatto ricredere sull'action cam. Noi ci vediamo prossimamente ragazzi, mi raccomando, esigete solo videocassette originali Walt Disney Home Video.